Negli anni 70 si apre un periodo di interessanti lotte sociali e vengono sul tappeto i grandi problemi della società moderna, cioè i problemi familiari, il divorzio, l'aborto, il problema del femminismo. È vero che in anticamera ci sono, in termini di potere, i comunisti, ma in anticamera ci sono i socialisti con le loro leggi cosiddette permissive, in sostanza eversive. È pronta la proposta di legge socialista per il libero aborto. È pronta la proposta di legge socialista per la libera droga. Non votate come vorrebbero votaste quelli delle Brigate Rosse. Per confondere le cose, sono arrivati al punto di dire che il 12 maggio si vota a favore o contro il comunismo. Hanno cercato di mettere paura, profetizzando l'apocalisse, speculando sui sentimenti più delicati e sugli effetti più cari. Ma il fatto più vergognoso è il modo in cui certi esponenti antidivorzisti si sono rivolti ai bambini. In certi asili e in certi istituti hanno messo nelle tasche del grembiulino dei fanciulli di 5, 6 anni volantini intimidatori e provocatori. I figliuoli nel loro cuore hanno degli orfani. Il dolore. Sono giunti a spaventare i bambini a tal punto che essi sono tornati a casa talvolta piangenti, ripetendo ai genitori la menzogna che era loro stata messa in testa. Sarebbero stati abbandonati dal papà e dalla mamma. Il 12 maggio si decide sulla famiglia. Chi la vuole difesa dalla tentazione del facile divorzio vota sì. Chi la vuole divisibile con il divorzio vota no. Soffriamo tutti il permissivismo e la legge.